Sentiamo Valentina, i telespettatori cosa... Antonio da Vicenza ci scrive: secondo voi è normale che un napoletano doc come me deve lavorare al nord perché Napoli non funziona? Questi sono i problemi. E ancora, Massimiliano da Napoli chiede: com'è possibile che sino ad ora nessuno si era reso conto di nulla? E ancora ci scrivono: è difficile allo stato attuale riporre ancora fiducia nelle istituzioni e nella classe politica. Bibi domanda a Gianfranco Lucarello: Romeo è stato coinvolto già molti anni fa, non sarebbe il caso che chi è recidivo venga cancellato definitivamente dalle liste degli appalti? Paolo chiede allo studio: non è vero che in politica ormai si improvvisa tutto perché mancano politici che abbiano una cultura politica? Tangentopoli non è mai finita? Gaetano ancora scrive: basta, 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 i politici devono restituirci la nostra città e la nostra regione, tanto ormai non c'è più da prendere. E infine Ernesto: non c'è etica, il sindaco, anche se estraneo, non ha vigilato bene, è stata incapace e deve dare le dimissioni, un napoletano verace. Risponde, sentiamo Valentina. Si scrive: la rovina di Napoli sono Bassolino e la Iervolino. Ancora Rosa: per salvare la città di Napoli ci vogliono le dimissioni della Iervolino. Franco: la vera sconfitta di Napoli è del PD. Alfredo Fucito scrive: purtroppo sono rientrato dopo un'esperienza lavorativa in USA e mi sono accorto che tutto è un disastro, vergognatevi tutti da sinistra a destra. Gaetano chiede: certamente la Iervolino è una persona onesta, ma perché nelle intercettazioni è stata chiamata scema? E infine Gaetano domanda a Di Lello e Luca: è vero, vige il principio di non colpevolezza e anche stavolta sarà così. Processi troppo lunghi e complicità dei magistrati, dove erano fino ad ora?